importante che non dimentichiamo mai, è perché mancano poche ore dal pellegrinaggio notturno che abbiamo voluto così ricordare e sottolineare con questa manifestazione speciale. La mezzanotte, noi sappiamo, partono dei pellegrini da Sassari e arrivano qui in Basilica, è tradizione ormai ogni anno, alle 3:30 noi li accogliamo, noi sacerdoti ci mettiamo a disposizione per le confessioni e poi ecco la messa del pellegrino. È da diversi anni che accolgono questi pellegrini e dico la verità, è sempre un momento bellissimo, un momento di silenzio e di raccoglimento, diversamente forse da altri pellegrinaggi dove non manca la baldoria, forse anche la superficialità e forse anche le varie distrazioni. È un pellegrinaggio del tutto speciale, forse perché si svolge la notte, però ho visto sempre, ne devo dare testimonianza, ho visto sempre in questo raccoglimento. Dico chiarito che non sono amante dei pellegrinaggi, non ho fatto tanto, pochissimo. Anche io ho criticato molte volte, ecco l'aspetto non religioso, quanto l'aspetto umano, eccetera. Per cui mi sono messo il problema, e metto sempre il problema, ma qual è lo scopo, il significato, il momento importante del pellegrinaggio. A parte che ci siano importanti distrazioni e tante anche superficialità, però ho visto sempre, e nei momenti in cui l'ho fatto, ho visto quell'atteggiamento di ricerca spirituale, di voler lasciare delle sicurezze per andare e trovare qualunque. Ed è questo l'aspetto che mi interessava. Se provo un'emozione forte. L'emozione deriva da diversi aspetti che questa chiesa accoglie in sé. È una chiesa che ha un riferimento storico importante, è una chiesa che ha un valore artistico e anche un valore spirituale che si respira proprio nel momento in cui si entra in questa chiesa. Noi siamo qui per parlare di pellegrinaggio. Anch'io ho sempre, siccome sono tanti anni che vivo tra Sassari e Porto Torres, ho sempre seguito e visto la gente della strada che in questa notte magica appunto viene verso questo centro di spiritualità. E ho sempre notato anche le donne che con la loro corona in mano vanno in via d'arrivo per visitare i santi che in questo momento sono nella piccola chiesetta di Balare. Ci sono tanti spazi sacri di Porto Torres, girate per le strade, si può incontrare qualche chiesetta, quelle sul lungomare sono davvero molto belle e anche per la bellezza del paesaggio naturalmente. Bene. Questa sera io ricordo un poeta che diceva essere me non mi basta, vorrei essere tutti, vorrei vivere in tutti i paesi del mondo. Io più modestamente questa sera dovrei essere almeno quattro e una che sta qui ad ascoltare i colleghi che parlano di pellegrinaggio e gli altri tre a Sassari, a Campanetta e a Sorso dove partono per venire qui in questo luogo così ricco di spiritualità. E il pellegrinaggio, noi abbiamo lavorato in merito tutto del professor Serpino perché ci ha convogliato verso questa riflessione attorno al pellegrinaggio e ognuno ha dato il suo contributo. E una cosa riassuntiva che potrei dire è che il pellegrinaggio è fuori da pensare in maniera religiosa, storica e antropologica.
di parlare di questo libro, e anzi forse per non parlare affatto, vorrei da confessare, molto adatto, che se Don Tanga ha fatto poche pellegrinaggi, io non ne fa nessuno. E tuttavia questo non è neppure giusto, perché mi rendo conto che questo pellegrinaggio l'avevo fatto decine, centinaia di volte, o in più di noi, penso, che abbiamo meno di sensibilità. Un percorso che si fa all'interno della propria coscienza. E si fa dei momenti di silenzio, di solitudine, su un treno, su una strada, mentre si va a un appuntamento importante, su un posto in cui si sa che si deve giudicare, in un luogo in cui in qualche modo si deve essere se stessi. Perché è proprio questo il pellegrinaggio. In realtà nel pellegrinaggio, come emerge anche da questi saggi, ci sono 22 per esempio, saggi che portano in molti aspetti del pellegrinaggio stesso, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista letterario, storico, archeologico, addirittura filosofico. Ecco, comunque emerge che questi saggi e tutte le riflessioni che studiosi molto diversi, con preparazione, con background molto diverso dall'altro, fanno emergere, cioè che non ci sia lontano un fuoco per andare in un altro luogo del personaggio, ma ci si allontana da una condizione, in realtà, da se stessi si allontana, per trovare la se stessi. Per immaginare un percorso, questo è stato dello spirito, una metafora che si ripropone in momenti di smarrimento, di incertezza, di paura del futuro. E però, paradossalmente, il pellegrinaggio non è mai un fatto individuale. Anche quando si compie per conto proprio, anche quando si compie da soli, perché si percepisce, anche per quelle persone di tipo culturale, si percepisce la presenza degli altri. Degli altri perlomeno di quanti ci hanno preceduto in quel percorso. In quel momento appunto di silenzio, si rende conto che in realtà si stanno compiendo dei percorsi certi, che si sta passando per strada c'è percorso. E lo spirito di coloro che hanno compiuto questo percorso, e non parlo soltanto appunto del percorso sicuramente fisico, da un luogo all'altro, si percepisce. E quando quando si va verso un luogo sacro, la presenza dell'altro, in fin dei conti, non ci si del rumore dei suoi passi, la sua fisicità, perché si percepisce una solidarietà, no? Che proviene dal senso della comune felicità. Ora, due anni prima circa di aver indotto, quasi costretto, la presenza dei miei due colleghi a interessarsi di questo problema, ho chiesto di darmi la loro interpretazione del punto di vista. Non ho pensato a questi anni che in realtà stavo facendo io stesso un percorso, cioè perché tra il purgatorio e le verità ci sono molti punti. Perché? Per il purgatorio, come per il pellegrinaggio, è un'espressione di una condizione di transito e del transiente, no? Cioè che con le nostre condizioni umane, noi ci troviamo una condizione che ovviamente è di transito. E lo percepiamo completamente. Dice Ricche che gli animali sono felici perché non sono consapevoli della durata del tempo, non conoscono il futuro e vivono soltanto nel presente. Questo è vero, ma si tratta molto. Il purgatorio, a differenza dell'inferno, non è stato concepito come eterno. La Chiesa, oltre secondo le ragioni con le quali lo ha creato verso il XV secolo, poi ha deciso
vino, potete leggere che in realtà la vino. Se no è stata una grande perdita. Perché il purgatorio è veramente la proiezione per lo spirituale, per lo fisico, di quella che è la nostra reale condizione umana. E che è la consapevolezza di trovarsi il meaning, tuttavia la sensazione di meaning che si possa superare. Questo argomento effettivamente ha tante facce e può essere affrontato non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche prendendo come elemento fondamentale la vita stessa. In effetti, questo discorso sulla transitorietà che riguarda anche il purgatorio è un po' l'immagine della nostra vita di oggi. Movimenti, forse anche più intensi del passato. E addirittura gli studi di molte donne parlano di soggetto nomade. Il soggetto nomade è qualcuno che è alla ricerca di autonomia, di libertà, andare via, viaggiare, la peregrinazione. È anche una scelta che è un segno di libertà, un'autorealizzazione senza costrizioni, un bisogno di riflettere sulla propria vita. E questi studi di filosofi e donne pensano al soggetto nomade proprio come ricerca di realizzazione di una personalità non obbligata. È la ricerca della libertà, di una sedia libera, e il viaggiare è il percorso della realizzazione di sé. La storia viene dietro, la storia è qualcosa in questo cammino che si è fatto. Le storie di vita di cui mi occupo io sono il passato, quello che uno ha camminato. Però adesso ci solleviamo un poco da questi discorsi, forse per qualcuno anche pesanti, con un po' di musica. Come diceva Beethoven, la musica è quella che ci consente di avvicinarci a Dio più di ogni altra cosa. Thank you.
l'ho letto nel saggio della mia collega Anna Maria Piretta, che ha parlato del pellegrinaggio a Porto Torres come proprio i testi antichi che lei ha realizzato rigorosamente parlano proprio di questo viaggio che consente la contemplazione. Io, se dovessi dire quali sono le parole chiave, per definire il pellegrinaggio, direi: uno, il cammino. Il cammino è qualcosa che non è che si corre, forse la bicicletta già mi farebbe pensare che si può fare perché c'è un contatto con la natura particolare. Con la macchina non mi c'entro, né con la nave, né con l'aereo, ma anche i pellegrinaggi si fanno con questi mezzi. Invece il cammino è proprio un fatto di relazione con la natura particolare. Se è di notte, poi come in questo caso sicuramente ha ancora una valenza più interessante perché il buio consente un maggiore raccoglimento. L'altra parola chiave che io dovrei dire, che secondo me è quel pellegrinaggio, è insieme. Lo diceva già il professor Servillo, c'è l'acqua anche se non c'è. Insieme è una collettività che va insieme. Le barriere generazionali, bambini, adulti, anziani, stanno tutti insieme quando si va a fare il pellegrinaggio. È un momento collettivo che ha questa, cioè si crea uno spazio diverso da quotidiano, e da quello spazio che noi chiamiamo della liminalità. Vuol dire che tu hai abbandonato un luogo e vivi in un luogo diverso, in uno spazio altro, diverso. È il momento della festa, poi è il momento straordinario, il tempo ordinario è il tempo quotidiano, il tempo della festa è il tempo straordinario. E a proposito di straordinario, io vicino a me, la dottoressa Piretta, che ha fatto uno studio approfondito dei documenti che riguardano proprio il pellegrinaggio San Camillo. Uno studio veramente interessante, io lo vedo con molto piacere e in questo momento ve ne darò conto. Io ringrazio Don Mario Danna per avermi invitato a partecipare, ringrazio il collega Albino Servillo per avermi invitato a sua volta a partecipare al convegno sul pellegrinaggio e ringrazio Gabriella Mondardini, la collega Luisa Mondardini, perché è proprio stata così a quel modo, così cara nei miei confronti. E ringrazio tutti voi che insomma, siete venuti qua ad ascoltare. Allora, questo è il pellegrinaggio che si svolge ogni anno tra la città di Sassari e Porto Torres, questa basilica, la notte che precede appunto la festa di Pentecoste, ha origini monolitiche. Lo storico di Sassari, Enrico Costa, ricorda che i pellegrinaggi che si facevano verso questa basilica erano quattro alla fine dell'Ottocento. Il 4 maggio, festa della dedicazione della basilica, si tratta di un pellegrinaggio molto simile ciclico, nel senso che era proprio il corpo del magistrato civico che si recava con grande solennità qui nella basilica, si recava a Porto Torres dove aveva una casa e poi si recava qui in basilica dove riceveva dal sacerdote indicato dai canonici, riceveva la chiave della chiesa e poi la restituiva appunto al capitolo perché appunto potesse continuare a governare la chiesa così come aveva sempre fatto. Un secondo pellegrinaggio, lo cosiddetto
divisione interna alla Chiesa dove veniva portato in processione il simulacro di San Gavino, cosiddetto San Gavino della Piatta, che è d'argento, simulacro che secondo quello che ci riporta il posta sarebbe stato fatto, sarebbe stato commissionato, fatto fare a Città del Messico su ordinazione del sacerdote Don Gavino Barina, che era il medico del re di Spagna. Ora, tra tutti questi pellegrinaggi, però, è rimasto proprio il pellegrinaggio popolare. Quindi, come diceva prima, la carne di pellegrinaggio, però, è quello che rimane, quello per cui si festeggia anche, ma che evidentemente indica una grande religiosità nel popolo. Ed è quello che si svolge, appunto, la domenica prima della Pentecoste, la notte prima della domenica di Pentecoste, e che appunto parte con partenza sacerdoti dalla battaglia alla mezzanotte. Non continuo a parlare del pellegrinaggio, che ormai è arrivato questo pellegrinaggio, vorrei però fare riferimento ad un testo molto più antico, testo che ci parla appunto di come si svolgeva questo pellegrinaggio. E si tratta di questo testo che è intitolato Breve discorso del
ringrazio il maestro e vorrei anche ricordare che la professoressa Sato non è potuta venire perché era malata. In compenso abbiamo due giovani che sono il futuro perché sono nostri studenti di lettere e filosofia che si sono laureati da noi. Il primo a parlare è Giuseppe Pires, che è un filosofista medievale, a cui ha fatto riferimento anche Anna Maria Pelletta, e ascoltiamo che cosa ci racconta. Buonasera, innanzitutto il mio sarà correndo dalla presenza che è. Come spesso accade la ricerca, seguendo delle strade continue, capita di incrociarsi con dei percorsi differenti. Io mi sono occupato recentemente di fare una mappatura delle epigrafi, dei graffiti della Basilica di San Marino, attraverso un progetto che è stato avviato nel 2010 dal Centro Studi Basilica di San Marino di Torres, del quale sono vicepresidente. E nella mappatura della Basilica di San Marino è comparso come risultanza tra gli altri un graffito in particolare, questo che vediamo adesso nello schermo. Recentemente mi è capitato, mentre casualmente, di leggere una pubblicazione che la pubblicazione è data quest'anno sui delle immagini e mi è capitato appunto di verificare quello che la professoressa Diretta ha risposto nella relazione che mi ha preceduto, cioè la relazione che la Roma fa tra la nona stazio, cioè le dolci che parte del Sassio per arrivare a quattro ore, con l'identificazione della basilica con il San Calvario. E mi sono accorto che tra i graffiti sì, che avevo individuato c'era un Calvario. Quindi ci siamo sentiti telefonicamente con la professoressa e ho deciso di dare anche questa novità, visto che ho fatto piacere di identificare questo graffito in un lavoro curato dalla professoressa Marco Milanese su una chiesa romanica che è collocata a Chiaramonti e che presenta un graffito simile a quello che vedo adesso. Allora, passiamo alla descrizione. Questa è l'immagine appunto di quello che è il Calvario figurato del Croce. Innanzitutto, di cosa si tratta? Si tratta di un segno che ha una valenza tradizionale, cioè non è un segno per intenderci, noi fotografi, diciamo così, suddividiamo i vari graffiti, i vari segni, di diverse tipologie. Esistono dei segni lapidari fatti da, ad esempio, degli operai, cioè dei muratori o cavalcantieri, che lasciano il proprio simbolo per certificare il loro lavoro. Questi segni però sono di pochissimi centimetri di lunghezza, quindi sono visibili ad occhio nudo, ma non sono certamente dimensioni importanti. Questo, al contrario, sia per protezione sia per dimensioni, ha una valenza diversa, quindi non è una marca lapidaria, è un segno devozionale, importante. Infatti, se andiamo a vedere il nesso, vediamo un attimino. Ecco, perfetto. Abbiamo le dimensioni sia del concio, abbiamo un concio che ha una lunghezza di 73,2 cm per 50,4 e come vedete nella faccia a vista del concio campeggia in maniera evidente questo simbolo che ha una pezzetta di 2 cm e una larghezza di 2 cm. Ora, dove è collocato questo segno? Perché giustamente dobbiamo identificarlo. Andiamo avanti. È collocato in un punto certamente importante, adesso che ha visibilità tale che ci fa pensare che non sia stato posto a caso, cioè che non sia un segno messo in maniera estemporanea da un devoto, ma certamente era stato posto per poter
cioè un uomo per le persone possibili e quindi aveva una funzione certamente particolare. Avanti. Sì, va bene anche questo. Allora, ecco il punto preciso, lo vedete nel quadratino grigio, è collocato quindi nel filare dello zoccolo dell'asse orientale ed è nella parte in corrispondenza praticamente della trinomofa dell'asse. Quella porticina che avete visto prima che dava accesso a questo edificio.
questa parte, da questa parte, e si trovava certamente di fronte a questo simbolo. Questo segno che per gli inizi che avevo visto dovrebbe essere certamente un simbolo importante. La funzione del segno penso possa essere legata a questa, al discorso che Rocco fa sull'identificazione con il Santo Calvario. È possibile che sia stato fatto il segno anche antecedentemente, quindi potrebbe essere anche un segno cinquecentesco. Una cosa interessante che ho potuto notare è che croci del genere si trovano anche nel sacello di Balai vicino. Nella Bibbia, ad esempio, il sacello di Balai vicino, che come vedete è la decima frase, cioè il Santo Sepolcro. Nella Bibbia, dove è collocata nella parte del restante, dove viene posizionato il santuario, esattamente qua, si trova un'altra croce, un'altra croce latina. Ecco. Sì. Qua si incarne, non è più visibile. Ovviamente ho chiuso, però mi sembra della forma. Qua addirittura è fermato un lacerto di intorno al colosso. Non sappiamo se sia legato a una sorta di pittura che è la Bibbia, però. Però è importante capire che, ecco, io ho evidenziato la parte, che questo tipo di croci aveva certamente valenza, in questo caso per arte cerimoniale, perché in quella Bibbia che è data in parte del costante del presbiterio, il presbiterio improvvisato dove viene celebrata la messa all'interno del sacello. Chiudo dicendo che all'interno della stessa sacello esistono altri segni, altri calvari, però sono veramente calvari fatti da pellegrini estemporanei, e questo è un tipo che si trova ad esempio nella parete del sacello, dove vedete chiaramente grafico con un punteruolo che è estemporaneo, quindi ha una precisione a dimensioni ridottissime, pochi centimetri, e vedete il corpo con un primo di sangue, il sangue della croce che fa montare i peccati del genere umano, e questo appunto è uno dei tanti sigilli che si trovano nel sacello che stiamo studiando, esattamente questo progetto, ma che certamente può essere attribuito a un devoto, un primo devoto che si è recato nel sacello per probabilmente come scopo o certamente come rituale. Ora approfondiremo ovviamente il lavoro di ricerca e speriamo di trovare altre connessioni con il lavoro della professoressa Pietra. Vi ringrazio per essere stato il più breve possibile. Grazie. Sacra qui e questi scavi compiuti dal 1970.
romanica, che caratterizza proprio la comunità cristiana tra cui del IV secolo. E vediamo in particolare, a me interessa di scambiare anche l'altro comita, che è questo, sufficiente tanto nord, ecco qua, altro indice comita, e altro questo con l'indicana. L'altro comita ci ha restituito in particolare i resti delle fasi precedenti della basilica romanica, e cioè molto complicato spiegarla con precisione la situazione appunto delle cose precedenti. Abbiamo una cappella centenaria del IV secolo che possiamo vedere dopo il link da cui ci seguire nella visita guidata, che è appunto una cappella centenaria. A quanto segue quasi contemporaneamente, ma l'elemento successiva, una aula da studio, questa potrebbe essere la prima di IV secolo, che contiene entrambi gli interni per tanta terena parte e che, come vedete, ha il pigmento proiettato proprio in alto comitta. Questo come testimonianza di scavi, e con questi mattoni che arrivano, ecco, vedete che la base si rivolta verso la pianta principale, mentre la faccia è rivolta verso le monte dei luoghi. Questa chiesa a terra parte, che circa probabilmente del V secolo, era molto ricamente decorata, venuta da elementi che possono stati utilizzati anche nella base della quale noi ci troviamo, e che ha fatto pensare a una condizione come cattedrale, come se fosse il vescovo. E in effetti noi sappiamo che il primo vescovo noto di Turris è del 484, per il Turribus, perché lo troviamo nell'elenco dei vescovi che parteciparono al concilio di Cartagine nel 484, e quindi è plausibile questa ipotesi. Questa chiesa rimane in uso per un breve tempo, circa un secolo, e poi viene, non si sa perché, era da solo, ne costruirono completamente, completamente liberata dalla nostra monumento romanico, che qui non abbiamo nulla, ma è solo un corte monumentale. Ma in particolare la comitiva e i topoli hanno restituito decine e decine di sepolture, tutte concentrate in questa zona, e soprattutto in questi topoli abbiamo un catalogo di circa 125 sepolture, e ci regalano l'immagine di una necropoli non usuale, non consueta, nel senso che la necropoli con caratteristiche di monumentalizzazione. Cosa vuol dire? Abbiamo dalla fossa terranea, dalla più semplice sepoltura, fino a quelle più elaborate pubbliche, che sono la maggioranza, abbiamo di fronte all'arca, alla cucina, al cassone, ma soprattutto dove con le epigrafi, anche in un caso musive, cioè con tessere di mosaico, in particolare sono quelle della freccia, quelle che potremmo vedere anche dunque andiamo avanti. Ecco, questa è una carta dell'area che, come diceva la professoressa Pire da prima, appunto nel IV secolo qui abbiamo il momento più importante, che è il momento proprio degli albori, proprio della comunità cristiana, e questa è proprio una visione dell'area di IV secolo degli scavi metropoli. I pallini rossi indicano le sepolture con un fattore particolare, come dicevo prima, sono sepolture fitte o adornate da mosaici o da pitture, come nel caso le pitture sono in questo angolo, questa tomba che risulta obliterata dal 400 e che quindi non possiamo vedere, ma che hanno, sono caratterizzate dai pitti. Questa che ha un abbellimento appunto con il mosaico lo vedremo, questa è il mosaico. Ecco, una visione di appunto utilizzando le spalle per cambiare che sia purtroppo così visibile c'è per poco, una delle poche cose che possiamo vedere con una certa chiarezza, il mosaico dell'Orante della Tomba 105, che purtroppo la luce non aiuta, ma che adesso vedremo zoomando. Ecco qui che ci regala un'immagine di una persona appunto con le braccia aperte, in segno di preghiera, con i due cieli a fianco. Ma dicevamo che l'importanza è soprattutto dovuta agli epigrafi che ci sono state riuniti in quest'area. Vediamo in particolare la prima, quella di Quadraria, che si trova proprio davanti all'ingresso dell'area, e che ci racconta un marito che piange una giovane moglie morta a 25 anni e che ci regala tutti i nuovi in un suo anno, che sono Quadraria, sicuramente legata al mese di nascita, e Macedonia, probabilmente legata all'uomo dell'uomo.
questa sepoltura è importante perché, come tutte le sepolture del Metropoli, hanno dei formulari, dei nomi nuovi, inusuali, ci regalano molte notizie che altrimenti non avremo sulla comunità cristiana di questo secolo. Quindi voglio dire riferimenti a personaggi di alto rango. In questo caso, quello che ci interessa vedere è l'espressione inusuale che vediamo evidenziata dalla linea rossa, principe con il marito, cioè che la sposa con il marito si indica esattamente la durata di questa unione presumibilmente molto felice, e quindi 5 anni, 11 mesi e 18 giorni. Il marito ricorda proprio ogni secondo della sposa con la sposa compagna. Andiamo avanti e vediamo la parte più importante di Metropoli, cioè una parte di sepolture parallele, contigue, indossate le une alle altre, tanto da essere addirittura sovrapposte, e questa è una caratteristica dell'area che proprio vede insistente queste sepolture tutte in un lembo di terra relativamente ristretto, e sono dal basso, vediamo, Musa Turritana, che è quella venita dal mosaico, poi abbiamo Adeodata e Matera. Purtroppo Turritana non è visibile adesso perché il mosaico è risultato aperto. Ecco Musa, la prima che ci consente di datare tutte le altre all'interno, quindi non oltre il IV secolo, non oltre il IV secolo, perché c'è un chiaro riferimento cronologico, vediamo, tralasciamo la parte della storia della lettura perché insomma, siamo già andati oltre il tempo previsto e ci soffermiamo sulla menzione del terzo consolato di Arcadio e del terzo consolato di Noio che ci consente di dare una datazione precisa al 1 giugno del 394 d.C. per questa epigrafe e che quindi è la epigrafe cristiana sicuramente datata più antica di quella di Sant'Egna. Andiamo ancora avanti, ecco Turritana, nella quale sappiamo poco dalle parole del figlio perché si concentra su queste poche righe, ma che ci racconta qualcosa nella sua ricca, nella sua appunto copertura mosaicata, veramente ricca e particolari. Vediamo qua un cantaro, un simbolo cristiano che si collega al battesimo, al battesimale, e poi che di casa è incominciata con tanti alloro e da questi quadri ornamentali geometrici. Di Turritana sappiamo poco, non siamo certi nemmeno sulla sua età, e come vediamo qua nel disegno di trattamento dell'epigrafe, sappiamo soltanto che Omeranda ha trovato la sua tomba e che si ricorda qui nell'alto il nipote Pegasus, sicuramente una ricca matrona che si poteva permettere questo tipo di sepoltura così ricca. Non sappiamo che coperto nemmeno l'età perché come ho detto ci sono le 3 X che ci direi con il numero 3, quindi sarebbero 33, ma qui è stata anche una L e quindi ci porterebbe addirittura a avere una risposta di 83 anni, cosa del tutto eccezionale quell'epoca. Ecco, ma qui abbiamo le due epigrafi più importanti che ci rivelano una testimonianza forte sia per il culto ai santi che per il probabile formazione pellegrinaggio, già la vedete qua, che sono le epigrafi che ricordano Matera e Adeodata, sono vicine, sono quasi accostate appunto, e la più grande circa tutte lì che ricorda Matera è questa, che è talmente ritratta dal mosaico di Turritana che ricorda Adeodata. Allora, le cose di Adeodata la vediamo per prima, che è questa molto planetaria, che vediamo meglio nella riproduzione del disegno, che ricorda appunto una giovane donna di 16 anni che è morta sul fare, è morta all'alba, un giovane iniziato dal IV secolo, a 16 anni appunto, è recente immaculato, cioè morì vergine. Ma cosa ci interessa sapere di questa epigrafe? Questa frase, a santi scaturi di suscetta, cioè accolta dai santi matti. Ecco che in un contesto simile il riferimento al plurale, ai matti al plurale, non è una cosa da poco conto perché potrebbe appunto essere una delle prime testimonianze, come menzionava prima la professoressa Piretta, l'articolo di Martino, la prima testimonianza relativamente sicura del culto per tre matti. E soprattutto appunto lo già
questo tema era ritenuto un privilegio speciale per il popolo vicino, nelle vicinanze di Lecce, perché si pensava che si avesse garanzia di intercessione di questo signore. E questa è una caratteristica che è stata letta e interpretata proprio da quello che lui, perché non è così comunità della quante rispetto. Abbiamo decine e decine di sepolture appastellate, abbiamo anche riutilizzazioni successive della stessa sepoltura, che indica una volontà precisa, cioè i fedeli volevano essere sepolti qui e non altrove. E questo è stato letto sia con sia con la presenza della chiesa di cui abbiamo parlato prima, che poteva essere cattedrale, ma un'altra suggestiva ipotesi che poi ci conferma la Matera, il primo di Matera, è che potrebbe esserci stata qui la presenza delle reliquie stesse, e quindi non più le reliquie del XI secolo, come possiamo leggere nel fontale, ma probabilmente anche molti secoli prima. Andiamo a vedere Matera, il primo di Matera, che è la figura di chiesa Ventrighe, dove le voci sono ricordate questo straordinario, una donna morta a 70 anni, che praticamente è lodata con dei punti virtuali, cioè non è più semplice ricordare le voci morali della divinità, ma ci sono degli elementi più precisi che ci dimostrano una vita spesa all'insegna della carità cristiana, l'aiuto verso gli altri, che nell'articolo di Mastrino, del professor Martino, del dottore Martino, sembra quasi potersi leggere la traccia della persecuzione di Gesù cristiana, la stessa di subire le ultime, perché questa lastra marmore cattedrale è stata datata all'incirca del 150 d.C. Quindi se andiamo indietro nel tempo, Matera, che è vissuta da 70 anni, avrei creduto poco più di 20 anni durante la persecuzione di Gesù cristiana, giusto? E nella sua, nelle varie doni, nelle varie aggettivi, parole che usano il conte, che è sicuramente una persona colta, si legge soprattutto che dimostrò con la sua vita terrena appunto gli estrogrammi di morali e non incredibile, coraggiosamente exitium retinui, cioè lentamente la morte violenta, quindi probabilmente potrebbe anche aver martirio e quindi aver poi portato la propria vita all'aiuto del verso il prossimo e alla carità cristiana, soprattutto è definita come